In corsa per le elezioni regionali, il Partito d'Italia dei Valori, nella sede di Viale Trentalena a Ragusa, ha presentato i propri candidati. Si tratta di uomini e donne impegnati nella società civile, fuori dagli schemi e dalle logiche dei partiti cosiddetti tradizionali. Sì, oggi è una giornata particolare. Noi abbiamo presentato questa lista di Italia dei Valori che riteniamo che sia una lista forte, una lista intanto forte negli ideali, questo è sicuro, una lista forte per il programma che intendiamo portare avanti, che è un programma che si intitola Libera Sicilia. Noi vogliamo liberarla la Sicilia. La Sicilia ha bisogno che avvenga ciò che nell'impero romano veniva chiamata la manu missio, cioè era la liberazione dalla schiavitù, la liberazione dello schiavo che diventava liberto, che acquistava i diritti di cittadinanza. La Sicilia ha bisogno di questo. Il nostro progetto è un progetto radicalmente alternativo, ma non lo possiamo dire non solo in campagna elettorale, perché ho visto che qualche competitore politico, pur avendo avuto le mani in pasta in tutti questi anni come partito, oggi parla di discontinuità e diventa molto comodo. La Sicilia è in una condizione disastrosa economicamente, eticamente, culturalmente, politicamente. E chi ha prodotto questo disastro, che ha tolto speranze e futuro ai giovani, sono quelli che hanno mal governato fino adesso. Ecco perché la nostra è stata sin dall'inizio, ed è stato sin dall'inizio, un progetto alternativo, radicalmente alternativo rispetto a chi ha mal governato in questi anni. E l'unico modo di cambiare è sicuramente non votare nessuno dei partiti che hanno mal governato fino adesso. Questo progetto e questa lista è fatta da persone per bene, è fatta da persone, noi abbiamo voluto aprire anche alla società civile, da persone che non sono iscritte all'Italia dei Valori e si vogliono cimentare anche nel servizio alla politica, nel servizio della politica. Io ricordo che la politica è la forma più alta di carità, non la vera politica, la politica, perché quello che c'è stato fino adesso, in gran parte, e i fatti che stiamo sentendo in maniera veramente da inorridire per quello che hanno fatto in ogni regione, quella non è politica, quella è associazione a delinquere, quella è malcostume, quella è qualsiasi altra cosa che non ha nulla a che fare con la politica. La politica vera è questa anche delle persone che hanno deciso di impegnare una parte minima della loro vita, minima o massima, che chiaramente non può essere perché la politica deve avere un inizio, deve avere una fine. Per quel tempo che hanno deciso di dedicare al bene comune attraverso il servizio in politica, lo stanno facendo con grande gratuità e con grande estetica. Io nel mio manifesto, nei miei volantini, ho messo meno facce e più idee, perché il problema è anche questo: non abbiamo bisogno di estetica, abbiamo bisogno di etica innanzitutto. Ecco, io invito gli elettori a dare fiducia a Italia dei Valori, che in questi anni ha combattuto e ha contrastato nelle piazze tutto ciò che è stato il malcostume politico. Siamo molto fiduciosi che stavolta i siciliani vorranno cambiare veramente. Siamo qui a combattere una grossissima battaglia, una battaglia che ci ha visti protagonisti nel corso di questi anni. Quello che abbiamo fatto a Pozzallo in termini di pulizia, di legalità e di poter far cambiare la modalità di pensare alla gente, ai politici, lo vogliamo esportare a Palermo. Una delle mie proposte è quella di bloccare la corresponsione degli interessi sui titoli pubblici e il risparmio portarlo nell'economia reale, abbattendo di metà l'aliquota contributiva per i lavoratori dipendenti. Altre forme di uscita per questo tipo di economia mi sembrano molto difficili, per cui il fare in modo di proteggere la nostra economia anche con dazi doganali. Ci siamo venduti alla Cina, ci siamo venduti al Marocco, sia dal lato dell'agricoltura sia dal lato dei beni durevoli. È stato un grossissimo errore che pagheremo da qui a 10 anni, per cui ritornare ai dazi per proteggere l'economia dell'Europa è uno dei punti su cui credo, quindi tornare sicuramente alle politiche keynesiane e sullo sviluppo dell'economia. Allora, sono Chiara Zago di Santa Croce, sono una mamma, un'insegnante di pianoforte, una donna che ha fatto servizio per tanti anni nella sua vita e che decide di mettersi in politica per continuare a prestare il proprio servizio per il bene della collettività.
Faccio questo a fianco di Italia dei Valori perché credo che Italia dei Valori abbia sempre dimostrato come crede in quelli che sono i veri valori della vita, come sempre è stato dalla parte dei cittadini. In quanto mamma, in quanto donna, mi preoccupo di quello che sia il bene di noi siciliani, che oggi siamo stati ridotti a condizioni veramente pietose. Non credo di essere soltanto una quota rosa che deve andare a riempire delle liste che altrimenti non si sapeva da chi fare occupare, insomma. Credo invece nella onestà di una persona pulita che in quanto nuova vuole mettere se stessa in gioco per migliorare le condizioni dei siciliani e il nostro futuro e quello dei nostri figli. Le ragioni della scelta sono legate sicuramente allo scendere in campo e alla partecipazione, partecipazione attiva di gente che lavorava in altri settori, persone che come me vogliono scegliere il cambiamento, scegliere il progettare, il portare idee nuove alla regione. E io scelgo di partecipare, di non stare a casa, l'ho scelto proprio quando ho capito che le cose si facevano difficili, complicate e sicuramente legate alla vecchia politica, quindi un nuovo che avanza, ma un nuovo che progetta, che fa progettazione comunitaria, un nuovo che si mette in gioco con le proprie risorse. Marco Piccitto si candida in questa tornata elettorale molto impegnativa, quale le regionali, perché il Partito d'Italia dei Valori, come detto da tempo, punta su un rinnovamento e io ancor di più. Credo che oggi più che mai c'è bisogno di un cambio di volti, un cambio di teste, un cambio di cuori che alla politica devono dare, un ritorno alla moralità, un ritorno all'equità, un ritorno semplicemente a quella umiltà per riportare il popolo a sperare. Oggi nessuno vuole andare a votare e questa è la cosa più sbagliata, perché gliela si dà vinta proprio a coloro i quali ci hanno affossato e portato in questa ormai situazione veramente distruttiva, disperata. La gente non ha più di che mangiare, quindi i problemi da affrontare non sono più i grandi ponti o le grandi promesse che abbiamo visto nel tempo da questi tanti politici o politicanti, direi. Il problema oggi, cari amici, è che la politica deve ritornare al servizio della gente. Bisogna andare a votare proprio per esprimere il dissenso a questi volti e siccome loro e i loro clienti ce li hanno, non andare a votare vuol dire dargli la vinta. E nessuno informa, e ci tengo a dirlo, non caschiamo nei trucchi. Si voterà solamente la domenica, eppure non lo dicono, perché vogliono che la gente trovi le porte il lunedì chiuse, così l'astensionismo la dà vinta a chi già ha i suoi clienti. E un altro trucco è non spiegare che il 50% vale per il referendum affinché venga convalidato o meno, ma per le elezioni, guardate, che no, basta un voto dato da un cliente al suo deputato, spesso anche corrotto e condannato, per far sì che ritornano loro e non vincano invece persone che possono dare speranza. Marco Piccitto, nuovo volto, tante battaglie, atti intimidatori ricevuti, vuole essere semplicemente una speranza con i giovani e per i giovani, per il futuro dei nostri figli.